È stato pubblicato su Lancet Rheumatology un nuovo studio sull'efficacia e la sicurezza di anakinra nello spegnere l'eccessiva risposta immunitaria causata dalle forme gravi di Covid-19. Abbiamo voluto approfondire l'argomento con il coordinatore di questo studio, il professor Lorenzo Dagna, primario dell'unità di immunologia, reumatologia, allergologia e malattie rare presso l'ospedale San Raffaele di Milano, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora professore, iniziamo subito con questa prima domanda introduttiva. Ecco, nel corso di questi ultimi 2 mesi abbiamo preso confidenza con alcuni concetti associati alla severità della malattia Covid-19, come ad esempio la tempesta citochinica. Ci aiuta a comprendere meglio quale sarebbe il ruolo della tempesta citochinica e quali le molecole coinvolte? Allora, è chiaro che nel momento in cui ci siamo trovati ad affrontare la malattia Covid-19 si è iniziato a analizzare la situazione muovendosi un pochettino a tentoni. Chiaramente, essendo un virus, la prima cosa che si è cercato di colpire era la replicazione virale, poi ci si è rapidamente accorti che i pazienti, e soprattutto i pazienti più gravi affetti da questa malattia, sviluppavano una sindrome infiammatoria molto grave che apparentemente non ha un diretto collegamento con la quantità di replicazione virale e che di fatto era responsabile della maggior parte dei sintomi e dei segni lamentati da questi pazienti, nonché della progressione verso l'insufficienza respiratoria e il danno d'organo. E quindi si è cercato di studiare questa forma e si è trovata una grossa somiglianza con quanto si osserva in altre condizioni come la sepsi batterica, oppure in condizioni particolari come quello che si osserva con la terapia con i cosiddetti linfociti CAR-T, che sono i linfociti specifici per alcune neoplasie del sangue, in cui appunto la risposta immunitaria eccessiva fa più danni che benefici. In questo senso si sono osservate, si sono ricercate delle alterazioni di alcune citochine, delle sostanze infiammatorie del sangue, e si è cercato di colpirle con dei farmaci che avessimo già a disposizione. Al momento queste strategie, le più avanzate, che hanno già dato dei risultati, riguardano l'interleuchina 6, con gli studi sul farmaco tocilizumab e sul farmaco sarilumab, e il nostro studio che impiega appunto anakinra, che blocca un'altra sostanza dell'infiammazione che è l'interleuchina 1. Ecco professore, in che posizione si colloca interleuchina 1 rispetto alle altre citochine coinvolte nella tempesta citochinica? Allora, l'interesse che noi abbiamo sviluppato nello specifico di questa molecola è proprio legata al fatto che si colloca molto precocemente, cioè interleuchina 1 è una delle sostanze anche più conservate nell'evoluzione animale e che è proprio alla base, uno degli elementi iniziali della produzione della cascata citochinica successiva. In questo senso la nostra ipotesi operativa era quella di andare a bloccare un meccanismo molto più appunto iniziale rispetto anche a quello dell'interleuchina 6 e quindi di bloccare tutte le fasi della cascata e non una fase successiva. Ok, e anakinra attualmente per quali indicazioni viene utilizzato? Allora, anakinra è un farmaco che ha una certa età perché è in commercio da oltre 20 anni ed è un farmaco che sostanzialmente è stato impiegato e registrato all'inizio per la terapia dell'artrite reumatoide. Per una serie di motivi in realtà adesso non viene utilizzato moltissimo per l'artrite reumatoide, ma viene impiegato per una serie di malattie che sono le cosiddette malattie autoinfiammatorie, malattie nelle quali sostanzialmente appunto c'è a seguito di problemi di natura genetica come le malattie autoinfiammatorie appunto su base familiare, genetica, come può essere ad esempio la febbre familiare mediterranea, o nelle malattie autoinfiammatorie di cui non conosciamo bene la causa, come la malattia di Still dell'adulto, alcuni soggetti appunto sviluppano dei fenomeni infiammatori molto violenti senza una spiegazione e senza una finalità. Ho capito. Ecco, veniamo invece adesso allo studio che appunto avete condotto. Allora, cosa siete andati a verificare e quali sono stati i risultati principali? Il nostro studio era appunto finalizzato a verificare l'ipotesi che le ho appena accennato, ovvero che l'interleuchina 1 potesse essere una sostanza diciamo così interessante da bloccare in questa cascata e questa attivazione citochinica e questo stato iperinfiammatorio associato al Covid-19. Abbiamo iniziato con un dosaggio simile a quello che si usa in normale pratica clinica, cioè un dosaggio basso di anakinra somministrato sotto cute, e i primi risultati non sono stati particolarmente convincenti. Abbiamo quindi voluto provare ad usare un dosaggio molto più elevato, per intenderci 5
superiore a quello che normalmente noi impieghiamo e somministrarlo per via endovenosa. Questo non è la prima volta che viene fatta, ma di fatto è una modalità di somministrazione che viene utilizzata anche in questo caso off-label in condizioni gravi come la sindrome d'attivazione macrofagica. Su questa ipotesi abbiamo trattato 29 pazienti con Anakinra e abbiamo osservato gli effetti in questi pazienti. Una cosa di interesse che, se vogliamo, qualifica un po' il lavoro che noi abbiamo fatto, dovete immaginarvi che ci siamo trovati nel bel mezzo del caos che era accaduto nella regione Lombardia e con una quantità enorme di pazienti da trattare che avevano raggiunto la saturazione delle possibilità diagnostiche e terapeutiche. È chiaro che in questo contesto fare un trial clinico randomizzato, che sarebbe stata la scelta migliore, era impensabile anche per gli aspetti autorizzativi. Allora, quello che noi abbiamo fatto è stato confrontare con una coorte di pazienti molto simili per caratteristiche di infiammazione e di malattia Covid-19, che però era stata ricoverata presso il nostro istituto la settimana precedente e che quindi aveva ricevuto la stessa cura di base, ma non Anakinra, perché in quel momento non avevamo di fatto la disponibilità del farmaco. E questo controllo ci permette quindi di avere una forma di correzione per quei bias che si possono avere negli studi che non hanno un braccio di controllo, seppur appunto non perfetto. Facendo questa comparazione, ad esempio, siamo stati in grado di dire che Anakinra è in grado di migliorare la funzione respiratoria di questi pazienti. Di fatto i pazienti che hanno trattato con Anakinra che sono migliorati sono il 62%, sì, verso il 50% dei controlli, ma soprattutto siamo stati in grado di impattare pesantemente sulla mortalità, in quanto fondamentalmente abbiamo avuto una significativa riduzione della mortalità nei pazienti che di fatto sono trattati con Anakinra, che sono sopravvissuti nel 90% dei casi, rispetto ai controlli che hanno avuto una mortalità di circa il 50%. È molto importante sottolineare, e concludo, che la popolazione che noi abbiamo trattato è una popolazione molto grave. Sono pazienti con una insufficienza respiratoria avanzata che molto probabilmente avrebbero avuto necessità di un trattamento di terapia intensiva, trattamento che era reso molto difficile appunto dall'affollamento delle terapie intensive in quel momento specifico. Bene, professore, ecco, per concludere, le ultime due domande che le volevo fare sono queste. Innanzitutto, se c'è un valore aggiunto derivante dall'impiego di questo farmaco che lei intravede nella malattia Covid-19, e poi, riferendomi ai prossimi step della ricerca, se ci sono delle sperimentazioni già autorizzate da AIFA in questo senso. Quello di essere un farmaco efficace, che ha dimostrato un buon grado di efficacia nelle forme avanzate. È chiaro che, come anche alla termine dello studio stesso e della pubblicazione stessa a cui lei ha fatto riferimento, noi precisiamo, è necessario la validazione in studi controllati, randomizzati, idealmente con numeri più ampi di pazienti, perché questo è il modo migliore per cogliere appieno l'efficacia di un trattamento in modo scientifico. Ecco, ma mi scusi, qui volevo soltanto dirle, c'è un valore aggiunto proprio legato alle caratteristiche della molecola, non so, l'emivita? Sì, esatto, questo era quello che stavo arrivando. Di fatto Anakinra ha un altro grosso vantaggio. Anakinra è un farmaco che ha una emivita breve, che si quantifica dalle 3 alle 6 ore, ed essendo un farmaco immunosoppressivo, questa emivita così breve ci permette di poter interrompere il trattamento qualora vi sia un segno di un'infezione batterica sopravvenuta, ad esempio, o di un'infezione successiva, cosa che purtroppo pazienti fragili come quelli che noi abbiamo trattato è un'evenienza abbastanza frequente. E di fatto questo è uno degli elementi che rende più favorevole, probabilmente in un setting di maggiore pericolosità, questo farmaco ad altri immunosoppressori. Bene, e poi anche per quanto riguarda, diciamo, il rischio di infezioni opportunistiche, si può dire qualcosa? Allora, il rischio di infezioni opportunistiche, allora, il rischio di sviluppare un'infezione, non abbiamo degli strumenti per dire che Anakinra in qualche modo determini un rischio inferiore di sviluppare delle batteriemie, perché probabilmente questo avviene in questo setting, perché probabilmente questo è collegato proprio a questa malattia che facilita talune forme di infezione. Il discorso differente è come noi possiamo operare a questo punto. Se c'è un'evidenza di infezione, noi possiamo interrompere il trattamento e il paziente è come se non fosse più immunosoppresso. Se invece abbiamo somministrato un farmaco a lungo emivita, ovviamente il farmaco continuerà ad agire. Peraltro Anakinra ha già dato dei dati di assoluta sicurezza anche in modelli di infezione più grave, come può essere la sepsi batterica, in cui ha avuto dei dati di sicurezza rassicuranti.
Tornando infine alla domanda che mi ha fatto sugli studi, in questo momento è in corso uno studio autorizzato da AIFA, che è randomizzato, controllato, sponsorizzato da Sobi, che è l'azienda di fatto che produce Anakinra, che in realtà prevede tre braccia: un braccio trattato con Anakinra, un braccio trattato con placebo e un braccio trattato con un altro farmaco prodotto dalla stessa azienda che si chiama Emapalumab, che è un farmaco anti-interferone gamma. Lo studio è in corso e i risultati potrebbero essere eventualmente, verificheremo se sono in linea con quanto di fatto anche noi abbiamo osservato. C'è da dire che in questo studio però il dosaggio del farmaco è molto più basso rispetto a quello che abbiamo utilizzato noi, per cui potrebbe esserci una differenza anche in questo senso. Perfetto, professore. Allora, con queste considerazioni finali si chiude l'intervista e ringraziamo appunto il professore per aver partecipato e diamo appuntamento alla prossima intervista.